Il nostro omaggio alla Sir Susavim Perugia per la seconda volta nella sua storia, campione d'Italia, nella copertina curata e montata dal nostro Paolo Carestri. Una giornata, quella di ieri, davvero eh, trionfale che resterà nella memoria di tutti gli sportivi appassionati di pallavolo. Una grande gioia che noi vogliamo condividere con il numero uno della società eh, bianconera, il presidente eh, Gino Sirci, che è qui con noi. Grazie, presidente. Buongiorno. Presidente, davvero si è trattato eh, di un successo incredibile questo trofeo. Nonostante eh, Monza eh, vi abbia messo in grandi difficoltà, una vittoria meritata. Siete stati più forti? Sì, ce lo dicevano anche quelli di Monza alla fine della partita. Siamo stati più forti. Mi dispiace per loro perché sono veramente una società molto corretta, anche una grande squadra che ci ha impegnato. L'abbiamo visto nelle quattro, quattro, quattro partite. E quanto ci hanno fatto penare io dicevo sempre che è una città è una squadra molto equivalente a Perugia però a Perugia per Perugia c'è stato forse un roster più lungo, una, una squadra un po' più lunga e abbiamo visto ieri con l'entrata soprattutto di Herrera eh, quello che diciamo, ha potuto dare ecco. Presidente, una stagione come questa con quattro trofei vinti in altrettante competizioni disputate è roba da fantascienza <ride> Se me lo dice lei che è fantascienza ci credo, ma un poker meraviglioso che nessuno mai mi dicono abbia mai raggiunto e devo dire che è il simbolo della continuità, della forza davvero eh, vera perché abbiamo cominciato all'inizio stagione verso settembre e abbiamo finito adesso a fine stagione, quindi che, che significa? Questa coppa rappresenta la continuità e quindi la continuità è una cosa bellissima. Un grande artefice, Presidente, di questi successi è indubbiamente il coach eh, Angelo Lorenzetti, che a fine eh, partita, dopo, subito dopo il trionfo, è stato intervistato da Maurizio Colantoni. La cosa più bella che ti viene in mente alla tua Perugia. Alla mia Perugia, glielo ho detto là, che è un bianco che si espande non solo nelle partite importanti, non è facile quello, ma è più consueto da altre parti, si espande in tutte le partite e questo qua è un valore immenso, vuol dire che c'è un legame tra, que tra quella curva in primis con la società, col presidente mi è sembrato che quest'anno sia stato un legame buono anche con i, con i giocatori vincendo è facile quest'estate dopo aver festeggiato anche con loro dovremmo costruire un po' qualcosa perché è chiaro che Perugia non Ma può sempre vincere per lui Presidente, è stata sicuramente una stagione dove tanti hanno dato il loro contributo, però credo che qualche menzione speciale a partire dal coach eh, sia doverosa. Sì, il coach è una grande persona, ma anche tutto lo staff. Abbiamo visto che lo staff dei preparatori atletici, eh, lo staff medico, devo ricordare anche il vice allenatore, il terzo allenatore Andrea. Piacentini, veramente un'incredibile unione, un bellissimo team, un bellissimo eh, gruppo e poi ecco, quando la gente è bella i risultati si vedono, sono belli anche quelli. <ride> I primi festeggiamenti sono eh, diciamo, scoppiati ieri alle Opico d'Arena, poi sono proseguiti in piena notte al ritorno <ride> della squadra eh, a Perugia intorno alle 4 del mattino, cosa bolle in pentola? Ma cosa vuole il Adesso dobbiamo festeggiare, purtroppo siamo un po' legati dalla, dai giocatori che devono andare nelle rispettive nazionali, devono farci una settimana di vacanza garantita dai loro rispettivi allenatori. E poi ecco, domani sera faremo una festa con i giocatori per festeggiare alcuni non li rivedremo più qui a Perugia quindi è giusto che vengano ma diciamo, per niente? non li vedremo più per no, niente? no, mi stoffo <ride> anzi che vengano a giocare ancora però vengono da contro alcuni diciamo ecco, ah, come avversari? Lascia, sì, è chiaro come avversari e quindi faremo diciamo, questa cena intima tra giocatori è bello, alla fine salutarci, ma con il grande sorriso e non con i rammarichi, ma con il sorriso delle vittorie del poker fantastico che solo a Perugia si è potuto diciamo, verificare. In attesa di darci qualche colpo per la prossima stagione che poi magari accadrà nei nostri prossimi appuntamenti, però un saluto speciale a Capitane Leon che è stato decisivo tra l'altro in questa finale. Eh? Sì, è vero. Beh, Leon è venuto qui a Perugia per essere decisivo, quindi Perugia... Eh, ha preso Leone sei anni fa e magari aveva raccolto poco e qualcuno me lo, diciamo così, reclamava. proprio alla fine quest'anno questo scudetto, che è anche merito suo, eh, però ecco, ha ripagato di tutto. Quindi diciamo sei anni di Leone, sei anni di investimenti, però sono stati sei anni di vittorie. E questo diciamo, la dice lunga quanto ha potuto guardare e Perugia e i suoi sponsor a diciamo, questo tipo di, diciamo, di programma. Complimenti al Presidente Gino Sirci e alla sua Sir Susabim Perugia, quattro trofei in stagione. Grazie Presidente per essere stato con noi. Grazie. Grazie, andiamo avanti.